Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di Keep or Sell da parte di Magic of Lotus. Come funziona la rubrica lo sapete già perfettamente, quindi dite una carta nei commenti con Keep or Sell, noi facciamo queste pills con dei consigli se venderla o tenerla per l'appunto. Allora, oggi parliamo di appunto queste tre carte. La prima è Sigurd Zaid, che c'è la chiesta di Oblallo. Allora, Sigurd Zaid per noi può anche essere un sell, perché oramai probabilmente ha raggiunto il suo punto di prezzo più alto, è difficile che aumenti, è una carta molto specifica che funziona solo in determinati archetipi, gli equipaggiamenti. In Modern ha fatto quello che poteva e per aumentare ancora di più di prezzo, magari raggiungere il doppio, tipo 14, dovrebbero creare ancora un altro equipaggiamento rotto, stile il martello gigante. Però anche se fosse comunque uno non può giocare solo equipaggiamenti giganti, ci fanno anche le creature e quindi anche lì sarebbe una cosa che non, diciamo, sarebbe poi magari un po' troppi. Poi, da come si è dimostrato, la Wizard è una carta, questa carta la ristampa senza grossi problemi, perché comunque nei commander, avete infatti i commander extra, l'aveva rimessa, perché appunto è una carta che va molto bene anche in commander, anche lì è molto richiesta, per questo il prezzo comunque è anche buono, perché nei mazzi equipaggiamenti commander si gioca tantissimo. Però la Wizard questa qua può stamparla facilmente per ogni mazzo commander equipaggiamenti che farà uscire da qui fino alla fine dei tempi. Quindi secondo noi ha raggiunto abbastanza il prezzo massimo. Le copie sono comunque abbastanza e si è assestato su quel punto sui 7 in su e via. Quindi si può anche vendere. È difficile che maturi e ci sia un momento per venderla guadagnando qualcosa di più anche nel lungo periodo. Poi la seconda carta che ci chiedono invece è Signore Atlantide, che c'è la chiesta Red Mad, in versione Time Spiral. Allora, il Signore Atlantide è una carta che ha varie ristampe. Alcune promozioni valgono tanto, le altre valgono abbastanza normale. Allora, il Lord Atlantis, in particolare il tuo, quello di Time Spiral, dipende anche molto come è messo. Non è specificato le condizioni, ma io parto come se fosse Excellent, che è la condizione, diciamo, media delle carte. Allora, diciamo che è Excellent, quindi siamo già nel range di 6-7 euro minimo. Allora, questa è una carta che si può anche provare a keepare per ancora un po'. I tribali, è stato dimostrato dalla Wizard, che sono molto amati, basta vedere Dominaria, che ha suscitato un po' i Merfolk e anche altri, perché sono mazzi che piacciono. Piace alla Wizard cosa fanno, piace alla Wizard il senso di identità che danno al gioco e al giocatore che lo gioca. Quindi, carte come Lord of Atlantis. Puoi anche dire la tengo ancora per un po' e magari aumenta a una decina di euro più o meno, ma non aspetterei troppo, quindi un keep ma keep leggero. L'unica cosa che uno può dire, ma non potrebbero ristamparla? Sì, però attenzione, Lord Atlantis lo ristampano in versione promozionale o in versione o qualche set strano, non lo ristampano nei set normali perché è una dicitura molto strana. Tutti i Merfolk prendono più uno più uno e hanno Islandwalk. Sia l'abilità di passaterre sono abilità che non piace troppo alla Wizard mettere, infatti la mettono con molta parsimonia, e il fatto di potenziare tutti i Merfolk, quindi anche quelli dell'avversario, è un'abilità obsoleta e quindi al massimo fanno una nuova versione ma non ristampano questo, o questo capo d'uomo detto lo fanno in versione promozionale o in versione appunto in set strani tipo quelli dedicati ai formati più vecchi. Quindi ripeto, leggero keep. Terza carta, spunto di arenaria però solo foil, che ce l'ha chiesto Alberto Matteis. Complimenti per questo un bel pezzo. Non mi prende foil perché, ok, me l'ha preso. Allora, come notate, da normale a foil cambia tantissimo. Questa è una carta che secondo noi si può ancora keepare, perché notare che la foil continua sempre a salire. Vedete questo pallino che okay, intanto ha delle discese, ma sale bene o male sempre con costanza nel tempo. Perché questa è una foil di Maschere di Mercadia e quindi è molto 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 rara da trovare. Le copie sono davvero limitate. Questa conviene keeparla e farla maturare ancora un po' nel tempo. Posso capire l'obiezione che potrebbe essere mossa, tipo, ma insomma, anche questa potrebbero ristamparla. Anzi, è papabile perché è da tantissimo tempo che non lo fanno, sì, ma potrebbero stamparla magari nei mazzi Commander dei precostruiti, quindi magari la foil non ci sarebbe. E già lì
potrebbe appunto liberarti, cioè non occuparti spazio nel mercato. E punto secondo, anche se la ristampassero in qualche versione foil, questa è Depletion Land, la versione di Maschi Mercadia magari subirebbe all'inizio un piccolo impatto se facessero una ristampa foil, perché comunque parte del mercato che è interessato ad avere questa foil andrebbe sull'altra. Però poi, sul lungo termine, questa tornerebbe a salire, perché di nuovo è una foil di Maschera di Mercadia e quindi è una di quelle, è una foil pregiata. Adesso non dico che è una foil di settima, per carità, però è già una. Sono delle foil molto difficili da reperire. Quindi io fossi detentore di questa carta qua, che tu hai detto tra l'altro che inglese è Eng, quindi grazie per aver detto le condizioni, direi tenerla ancora un po' e farla maturare ancora un po', perché secondo me si può ancora provare a tirare fuori qualche guadagno da questa carta. A maggior ragione dato che ne è la singola copia e purtroppo non riesce a venderla a carissimissimo prezzo per dire guardate ragazzi ho il set, ve la faccio prezzo figo, tatati tatatu, dico. Quindi direi cerco di ottenere il massimo vantaggio che ho da questa singola copia che c'è e magari aspettare ancora un po'. Anche per considerare che questi sono quelli 10 euro il prezzo delle prime mangiate dai cani e distrutte pure. La tua excellent in inglese, quindi già partiamo comunque da un range che va da 12 a 17, perché comunque siamo qua in questo range qui, 17-18. Quindi si può appunto, ripeto, provare ancora un po' a tenere, magari far salire a 25 anche addirittura. Quando queste copie qua, quelle più mangiate, saranno finalmente state tolte dal mercato. No, spero che questa Pils vi sia piaciuta. L'ho fatta io anziché Marco, intanto lo faccio anch'io. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!